Prende ora la parola Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Grazie a Walter Veltroni, a Paolo Gentiloni e grazie a tutti e a tutti voi. È una magnifica giornata questa. Io vengo da un piccolo paese della provincia e quando giravo per negozi o per piazze, per strade, tutti ci conoscevamo e ci conosciamo. Capitava talvolta di incontrare delle persone che magari non ti riconoscevano. E la prima frase che nei piccoli paesi, almeno qualche anno fa, si diceva non era chi sei, ma di chi tu sei, Nanni. Di Nanni, come dire, ragazzo, di chi tu sei, a chi appartieni? Mi piace pensare che rivedendosi oggi dopo 10 anni, la prima domanda, prima ancora di domandarci chi siamo, cosa vogliamo essere, cosa saremo, sia di chi siamo noi, a chi apparteniamo, a chi appartiene il PD. E vorrei provocarvi su questo e dire che il PD non appartiene a chi sta sul palco in questo momento. Guardatela bene questa foto. Noi abbiamo un debito di gratitudine straordinario verso il fondatore del Partito Democratico, Walter Veltroni. Un debito straordinario e un sentimento di gratitudine. Eppure il PD non è neanche di Walter, come Walter ha spiegato magnificamente questa mattina da questo podio. Abbiamo tutti insieme una grandissima riconoscenza e stima per Paolo Gentiloni e per il lavoro che sta svolgendo alla guida del nostro paese. E gli siamo grati e siamo al suo fianco. Eppure questo partito non appartiene neanche al Presidente del Consiglio dei Ministri. E meno che mai appartiene al segretario pro tempore, a nessun segretario del Partito Democratico. Voi direte, ma perché parti così? Perché inizi così? Può sembrare una domanda sterile. Per me questa è la prima domanda a cui dare una risposta, perché è la domanda di metodo dei prossimi anni della classe politica, non soltanto nel nostro paese, ma partendo dal nostro paese. A chi appartiene il simbolo, la storia, il movimento dei nostri avversari? Il Movimento 5 Stelle appartiene al suo fondatore, al nipote del fondatore, al commercialista del fondatore. Non applaudite. Il simbolo e la gestione di quell'esperienza è una gestione che si avvale di un'azienda privata. Verrà un giorno in cui tra 10 anni, quando festeggeremo i 20 anni nella meravigliosa cornice di Roma, qualcuno dirà, ma ti ricordi quel tempo in cui avevamo un sindaco che aveva firmato un patto scritto con un'azienda privata per fare il sindaco in Campidoglio? E sarà un inglorioso passato quel momento lì. Forza Italia appartiene a un leader, l'ha creata, costruita. Quella coalizione, quando è in momenti di difficoltà, persino negli aspetti patrimoniali tra i singoli partner, tra i singoli alleati della coalizione, ha bisogno di quel capo che determina e decide ogni cosa. Il Partito Democratico è tutta un'altra storia. E noi abbiamo attraversato in questi mesi, in questi anni talvolta, un lavoro faticoso opposto. Da un lato c'è stato chi, non soltanto chi sta sul palco, ma anche chi sta sul territorio e chi sta in prima fila, a cominciare da Piero Fassino, a cominciare da Dario Franceschini, per citare i due segretari presenti, ha un lavoro straordinario per mettere insieme i pezzi. Altrove qualcuno ha cercato di distruggere questi pezzi, anteponendo il proprio destino personale al destino del PD, minacciando di andarsene e andandosene sulla base di un rancore o di un'antipatia. Io vorrei che i ragazzi che della scuola classe Dem, dei giovani, dei future Dem, dei GD, dei millennials, di tutto quello che siete, si ricordassero una cosa fondamentalmente, che questo partito appartiene al popolo che lo ha creato e non appartiene a nessun leader. E chi se ne va dal PD non sta tradendo noi, sta tradendo se stesso. Questo deve essere il punto fondamentale. Non possiamo mollare un'esperienza condivisa e comunitaria in nome di un rancore personale.
E contemporaneamente voglio fare un appello a tutti e a ciascuno: non private questa comunità del vostro talento, del vostro io. E bisogna dire noi, e bisogna far risuonare in modo diverso la parola io. Ma abbiamo bisogno di gente che sappia dire io dentro una comunità, che porti il proprio impegno, il proprio talento, la propria fantasia, la propria originalità. Io non sono mai stato un iscritto orgoglioso e grato del PD, come quella sera in cui perse le primarie con Bersani, ho detto io non andrò mai via da questa perché questa è casa mia. Sentiamoci tutte e tutti insieme, tutti a casa nostra. Il PD ha una casa nel mondo. Tocca a me fare questa parte, ma è una parte che nella mia esperienza personale nasce a 17 anni, quando entro in una libreria in via Martelli a Firenze. Adesso non è più una libreria, è un luogo dedicato al gusto e alla ristorazione. Anche qui le cose cambiano. E compro un piccolo libro. Si chiama Il sogno spezzato. Sono dei racconti, o meglio, sono dei pezzi, non dei racconti. Sono dei brani, dei discorsi di Bob Kennedy introdotti da un giovane deputato dei DS che si chiama Walter Veltroni. Quel libro per me è il libro occasione di un incontro e di una discussione dentro la mia classe. Ero in quarta liceo classico, era il secondo anno del liceo, in quarta liceo, e mi metto a discutere su chi fosse questo Bob Kennedy di cui mia madre mi parlava. La casa del PD nel mondo è un luogo presente, evidente, chiaro. È il Partito Democratico Americano? Sì, è anche quello. È il grande mito e la grande storia, il grande racconto dei Kennedy. Ma è proprio in quegli anni, nelle stesse ore, la storia di un giovane governatore dell'Arkansas che si chiamava Bill Clinton e che veniva da una piccola città chiamata Hope. Ed è la storia di un senatore che i democratici americani non avevano neanche fatto entrare alla convention del 2000, perché non aveva neanche il pass per entrare. E che 8 anni dopo avrebbe portato i democratici a vincere dopo gli 8 anni di Bush, Barack Obama. Quando Barack Obama ci ha ricevuto, eravamo insieme a Paolo nella prima visita ufficiale, era appena uscito il film Selma, in cui si raccontava come alle persone di colore era negato il diritto di voto, attraverso le procedure più strane e più devastanti. Lì, nella Casa Bianca, costruita dagli schiavi, avrebbe detto Michelle Obama, in quella Casa Bianca costruita dagli schiavi di colore vi sedeva e viveva il nuovo presidente degli Stati Uniti. Quando vi chiedono chi siete voi democratici, siamo quelli che quando vanno nel mondo hanno una casa, non siamo scappati di casa, non siamo persone che non hanno una famiglia, che non hanno un luogo, che non hanno un riferimento, ma che sanno perfettamente che se non ci fosse stata l'intuizione del Partito Democratico 10 anni fa, oggi, lo ha detto perfettamente Paolo, la sinistra italiana sarebbe irrilevante. Come? Non lo può dire Paolo per il suo stile decisamente più elegante del mio. Come è totalmente irrilevante oggi in Spagna? Come è totalmente oggi irrilevante in Francia? Come è totalmente irrilevante in Olanda? Come è totalmente irrilevante in Germania? E come è totalmente irrilevante in Inghilterra? Se non ci fosse stato il PD, la sinistra italiana oggi sarebbe semplicemente irrilevante. Bisogna avere il coraggio di riconoscerlo mentre diciamo grazie a chi ci ha portato fino a qui. E mentre diciamo questo, permettetemi di dire con forza parole chiare sul futuro della sfida per i prossimi 10 anni. Quando qualcuno di voi tra 10 anni sarà su questo podio a raccontare i 20 anni del PD, o qualcuno di quelli che ci segue in streaming da casa, sarà su questo podio, al posto mio, a raccontare il PD, probabilmente la battaglia più impegnativa che avrà dovuto combattere questa comunità avrà un nome e un cognome: Europa politica. Cerco di essere molto chiaro ed esplicito, anche breve se mi riesce. L'Europa non è nata attraverso la politica. È nata per un'intuizione straordinaria, geniale, politica. Se non vi fossero stati dei giganteschi padri fondatori, non soltanto a Ventotene, ma poi nella attività quotidiana degli anni successivi, l'Europa non avrebbe mai potuto permettere a tutti noi di vivere 70 anni di prosperità e di pace. L'Europa che ha creato questo percorso, tuttavia, non si è affidata a grandi valutazioni di natura politica. Nel 1948 Winston Churchill, e dire che era Winston Churchill, non propriamente l'ultimo dei politici,
tentò in una riunione all'Aia di mettere insieme le radici culturali dell'Unione Europea, di quella che avrebbe dovuto diventare, che sarebbe dovuta diventare l'Unione Europea. E non vi riuscì. Persino Winston Churchill nel 1948 fu costretto ad ammettere che non saremmo mai riusciti a costruire un'idea di Europa basata sulla politica e sulla cultura. Cosa fecero allora i padri fondatori, grandi statisti della politica? Ebbero l'intelligenza, il coraggio e la lungimiranza di prendere il carbone e l'acciaio. Perché capirono che l'unico modo per arrivare all'Europa politica era passare dalle regole tecniche, del mettere insieme gli interessi. E quella visione negli anni 50 non fu una tecnocratica scorciatoia, fu una straordinaria, geniale, lungimirante visione. Cosa è accaduto in questi anni? Che quel percorso si è affaticato, lo ha detto con forza Paolo prima, che quel percorso si è incespicato, che quel percorso si è interrotto. Dopo il 1989 e dopo la moneta unica, è come se non ci fosse più una narrazione vera dell'Unione Europea dei prossimi anni. Manca la politica nel dibattito dell'Unione Europea. E quando noi contestiamo l'approccio tecnocratico, non stiamo contestando il passato che attraverso la tecnocrazia ha portato alla prosperità e alla pace. Stiamo dicendo semplicemente che non basta più. Mettere in discussione il fiscal compact non è soltanto giusto dal punto di vista economico, perché l'austerità ha fallito e ha creato più disoccupati di quante realtà abbia salvato. È una scelta di opzione politica. Significa dire che prima del fiscal compact occorre il political compact, il social compact. Occorre la dimensione umana prima che la dimensione tecnocratica. E dire questo significa dire la cosa più di sinistra di questo dibattito culturale. E questo noi lo abbiamo fatto, lo sta facendo il Presidente del Consiglio e il suo governo, lo deve fare la famiglia socialista europea, che pure vive una fase di difficoltà enorme. Ma io credo che questo sia il punto chiave. Vi diranno, ragazzi, che la politica non serve, ve l'hanno detto. Guardate la Catalogna, ci hanno detto per mesi, guardate la Spagna. La Spagna sì che funziona, non ha bisogno di governo, fa un po' di deficit, il 5%, e la politica non serve, il governo non serve. Mentre questi grandi esperti commentatori dicevano la politica non serve in Spagna, la mancanza della politica produceva la frattura del tessuto sociale spagnolo e creava le condizioni di quel disastro che oggi è il disastro catalano. La politica serve e noi, il PD, siamo qui per questo. Il miracolo della convivenza civile ha bisogno di una visione sulla politica, saper stare nel mondo con la capacità di guardare il futuro, tenere insieme l'ideale con la concretezza. E allora grazie ancora ai fondatori, a Walter e a tutti quelli che hanno iniziato quel percorso per quel principio che tiene insieme la Carta dei Valori, l'avete riletta? Che tiene insieme la nostra storia. Poi ci abbiamo lavorato sopra, tutti insieme, nella fatica quotidiana, per provare a dire che forse le tasse non erano bellissime, come diceva qualcuno, e che una esperienza di sinistra oggi in Italia deve ridurre la pressione fiscale, non la deve aumentare. Abbiamo lavorato con quella straordinaria forza di superare il principio dell'avversario, del nemico. Ci fu anche qualche ironia allora sull'espressione, il nostro principale avversario, il nostro principale competitore, ma era un modo per dire che noi non avevamo nemici all'esterno, era superare un metodo fatto di rissa, di odio, di violenza verbale, che pure ancora oggi attraversa la vita quotidiana del dibattito politico. Era dire che l'avviso di garanzia non è una condanna, e dire questo perché noi siamo il partito della giustizia, non del giustizialismo. È dire che il lavoro si difende non mettendosi con le barricate intorno a un totem ideologico, ma creando concretamente le occasioni per i più giovani. E se con il Jobs Act si è introdotta la norma, si è reintrodotta la norma che proibisce le dimissioni in bianco, questo è molto più di sinistra che non tanti altri discorsi astratti e teorici. Significa mettere al centro la questione femminile, non lasciare soltanto alle donne le pari opportunità o le questioni sociali. Negli anni 90 per troppo tempo l'assessorato alle donne era il sociale, la pubblica istruzione e le pari opportunità. Significa dire, lo disse Veltroni a Lingotto, lo diciamo quotidianamente noi, lo dice Gentiloni nella sua azione di governo, bisogna combattere la povertà,
a cominciare dalle misure che rivendichiamo con forza del reddito di inserimento. Ma la forma più forte per combattere la povertà è la crescita. C'è una parte politica in Italia che sostiene la positività della crescita, della decrescita felice. La decrescita è felice soltanto per chi i soldi ce li ha già. O noi siamo in condizioni di investire sulla crescita e l'innovazione, oppure chi ne paga le conseguenze sono i più poveri, la disoccupazione. 10 anni fa, quando ci preparavamo ad andare a votare alle primarie del 14 ottobre, l'iPhone era appena diventata una realtà. 9 gennaio Steve Jobs presentò l'iPhone. Sembrava un telefono, non lo era. Era una rivoluzione tascabile che porta al fallimento non soltanto alcune case produttrici di telefoni, ma alcune case produttrici di macchine fotografiche, che porta in ciascun ragazzo di 18 anni oggi più informazioni di quelle che aveva Clinton quando stava alla Casa Bianca. Poi la capacità di saperle leggere è un'altra storia. Ma l'8 di agosto di quell'anno, accadde un fatto che nessuno di noi considerò importante e che ha segnato il decennio della crisi. Paribas, una delle più importanti banche francesi, l'8 di agosto al mattino comunica di aver congelato 3 fondi. Quello è il momento zero della grande crisi finanziaria che 13 mesi dopo vedrà le immagini di Lehman Brothers a New York con il fallimento di quella banca. Ma è lì il momento opportuno. Noi siamo impegnati in tutt'altre faccende affaccendate. Berlusconi è tornato al governo, tutti dicono che va tutto bene, siamo in una fase di crescita e di espansione dell'economia. Quel momento lì è il momento in cui si inceppa il meccanismo della finanza globale. Che cosa accadrà nei prossimi 10 anni? Walter più volte ci ha ricordato che compito del PD era dare la precedenza al futuro. Immagine fantastica. Il PD nasceva non per rinfacciarsi il proprio passato o per confrontarsi il passato, ma per dare la precedenza al futuro. Cosa accadrà nei prossimi 10 anni? Siete in grado di prevederlo pensando a voi, a noi, ai nostri figli? Io no. So che l'intelligenza artificiale e la robotica cambieranno definitivamente il modo di vivere alcuni settori della nostra economia e anche della nostra quotidianità, come veniva ricordato. Si è parlato moltissimo di moneta unica. Per fare la moneta unica, per fare l'euro, per entrare e uscire dall'euro, l'eurozona, tutte le discussioni che impegnano quotidianamente Paolo e in particolar modo durante i consigli europei, abbiamo impiegato anni. Oggi i bitcoin rappresentano una sfida straordinaria, anche pericolosa per alcuni aspetti, alle regole del gioco tradizionali. Blockchain è la principale forma di disintermediazione, che non riguarda soltanto il sigillo del notaio o la certificazione della pubblica amministrazione, riguarda un cambiamento culturale che nei prossimi anni ci sarà, appunto, non è in discussione. Ciascuno di noi, ce lo auguriamo, sarà in ottima forma tra 10 anni, ma in ogni caso la medicina sarà personalizzata. I big data saranno sempre più in grado di dirci tutto di ciò che siamo, di come stiamo e di come possiamo curarci. Le nuove tecnologie aiuteranno a affrontare il tema ambientale, la questione energetica, i trasporti, e le nostre periferie o saranno nuovi centri urbani, secondo il principio dell'antica Roma, in cui nessuna periferia era un centro, oppure noi avremo creato la più grande generazione di esclusi della storia. Bene, quando penso a quello che ci attende, mi domando, noi che cosa ci stiamo a fare qui se non diamo la precedenza al futuro? Stiamo soltanto a discutere delle ultime polemiche in piazza? Avete visto gli scorsi giorni cos'è accaduto? È accaduto negli scorsi giorni, qualcuno ha sbagliato piazza nel fare le proteste. Ma attenzione, più che quelli che hanno sbagliato piazza mi preoccupano altri che hanno sbagliato secolo nel fare contestazioni come quelle che abbiamo visto. Eppure il nostro compito non è rincorrere costoro. Il nostro compito è dire come la nostra idea d'Italia, fedele al principio del Partito Democratico di 10 anni fa, sarà in grado di prevedere, di precedere, di anticipare le grandi sfide culturali che abbiamo di fronte a noi. Come riusciremo a declinare il principio euro in cultura, euro in sicurezza? È uno dei temi più belli che abbiamo. È l'idea che la nostra sicurezza, lo hanno detto Paolo e Walter, passi innanzitutto da riconoscersi parte di una comunità e passi di conseguenza dall'investimento che faccio non soltanto per mettere le camionette dell'esercito nelle periferie, non soltanto nel mettere le camionette dell'esercito nelle stazioni e negli aeroporti,
elementi che danno tranquillità alle persone, ma anche nel mettere teatri, musei, realtà educative, presenze culturali dentro i luoghi della disaffezione e della marginalità sociale. Significa dire che dobbiamo investire di più e meglio sulla scuola, mai più una riforma dall'alto impostata, per carità di Dio, ma ogni giorno vediamo che quella riforma aveva in sé qualcosa di buono. Rimane però da fare una grande scommessa. Possibile che noi siamo il paese dove i nostri ragazzi tengono più in mano di tutti il telefonino e sono quelli meno preparati tra i grandi paesi occidentali a programmare? Credo che noi dovremo essere il PD nei prossimi 10 anni capace di tenere insieme due cose: il coding nelle scuole e contemporaneamente qualche ora in più di latino e di storia dell'arte. Non sembri una contraddizione, non sembri una contraddizione. Noi non dovremmo prepararci alla prossima legislatura con mastodontici programmi di riforma della scuola ancora, abbiamo già dato, ma ci dovremmo presentare in modo tale da raccontare con forza che teniamo insieme la nostra cultura con l'innovazione. Lasciatemelo dire con uno slogan: è il patriottismo costituzionale quello di cui tanti hanno parlato, è il patriottismo culturale quello di cui noi abbiamo bisogno. Il patriottismo culturale significa avere la forza di domandarsi, non come fanno i bravissimi esperti di conservazione dei beni culturali, come facciamo a difendere il Colosseo o come facciamo a difendere il David, principi sacrosanti. E abbiamo, come Dario ben sa, investito cifre rilevanti in questo settore. Ma come facciamo a permettere al Colosseo, al Davide, di difendere noi, di difendere la nostra identità, di difendere ciò che siamo? Come permettiamo, cioè, alla nostra identità culturale di essere il punto di riferimento dell'Italia che verrà? Ah, ma questi sono temi, Matteo, che quando vai nei dibattiti televisivi non riesci mai a dire no. Ma è il punto sul quale il PD dovrà farsi forte. Affermare che la parola identità è una parola bella ed è l'identità culturale della nostra tradizione, della nostra storia, della nostra meravigliosa, incommensurabile cifra identitaria che è l'Italia. O il PD recupera il tratto simbolico del logo bianco, verde e rosso, che non è che semplicemente l'incrocio tra la cultura, tra varie culture, è anche quello, ma che i fondatori vollero per ricordare il fatto che noi siamo il partito dell'Italia, o noi non saremo nelle condizioni di affrontare le sfide complessive. Noi dobbiamo uscire da questa rassegnazione, da questo atteggiamento tipico italiano per cui fare l'italiano significa fare qualcosa che non funziona. Fare l'italiano significa chiedere un'Europa diversa, significa chiedere più cultura, significa chiedere investimenti sul sociale, significa essere orgogliosi di quello che l'Italia è, qui e fuori di qui. Abbiamo un nemico e un avversario. Perché per fare tutto questo dobbiamo essere capaci di guardarsi negli occhi e di dire che abbiamo un nemico. Il nemico è l'autoreferenzialità. Il nemico è il nostro parlarsi addosso. Il nemico è la nostra divisione. Il nemico è l'atteggiamento per cui nessuno fa congressi democratici degli altri partiti, noi quando lo facciamo, anziché valorizzare il naturale e legittimo dibattito interno, viviamo quegli appuntamenti come una sorta di scontro all'arma bianca per il quale chi perde deve essere cacciato. Il nemico è il dibattito tutto interno a casa nostra. Chi farà il Premier? Non mi interessa chi farà il Premier, mi interessa cosa farà il Premier, come andrà in Europa a fare la battaglia per il 2,9 sul deficit, come farà la battaglia per avere 40 miliardi di riduzione delle tasse, come faremo la battaglia perché in Europa ci siano dei leader legittimati dal popolo e non semplicemente frutto di mediazioni tecnocratiche. Perché se noi accettiamo l'idea di dare sovranità all'Europa, ma non democratizziamo l'Europa, siamo in presenza del più grande scollamento tra la volontà dei cittadini e la concreta vita di tutti i giorni. Questi sono i temi su cui dovremo farci sentire nei prossimi mesi, senza stare dalla mattina alla sera a discutere guardandoci negli occhi. C'è un'immagine bellissima in un film che io personalmente adoro,
Ed è l'immagine del Dunkirk, il film che racconta una delle pagine più difficili della Seconda Guerra Mondiale. Di fatto gli inglesi e anche i francesi erano intrappolati là. A Churchill servivano 30.000 uomini, lì ce n'erano 300.000, ma non riuscivano a uscire perché le grandi navi da guerra non riuscivano a entrare ed erano sotto l'attacco dell'aviazione nemica. E chi di voi ha visto il film sa che a un certo punto, in un certo momento, la storia cambia perché la marina inglese requisisce tutte le navi, le piccole imbarcazioni da diporto, tutte le piccole barche che sono presenti sulla costa e manda a evacuare i soldati bloccati che venivano bombardati costantemente dal nemico e li porta in salvo. Ciò che non erano riusciti a fare i professionisti fanno i dilettanti. Ciò che non erano riusciti a fare i poderosi eserciti, la poderosa marina, fa la gente di tutti i giorni. So che potrò sembrarvi probabilmente un po' stravagante, ma quando ho visto quell'immagine, io ho pensato che quelli intrappolati nelle discussioni sono spesso i dirigenti del Partito Democratico e quelli che vanno a salvarli sono il popolo delle primarie, che con la forza, l'intelligenza, la passione, in un momento di difficoltà e di autoreferenzialità, si caricano a bordo ciò che va caricato e portano fuori dalle secche in salvo le truppe necessarie a vincere. Noi abbiamo un nemico, l'autoreferenzialità, il parlarsi addosso, ma abbiamo anche un avversario. Per me questo avversario si chiama destra. Si chiama destra, ho detto avversario e non nemico, in linea con ciò che ci siamo sempre detti, perché esiste una destra di due tipi in Italia. Esiste la destra populista del Movimento 5 Stelle, non la posso chiamare altrimenti. So che molti puristi si scandalizzeranno. Ed esiste una destra ancora più forte, la destra che più mi preoccupa in questa fase, che è la destra che tiene insieme Berlusconi e Salvini. Lo dico per un motivo molto semplice. Perché non vorrei che sfuggissimo dalla evidenza che la legge Rosato, se come spero sarà approvata rapidamente al Senato, porrà di fronte a tutti noi nelle prossime settimane. Noi abbiamo di fronte a noi un corpo a corpo in tutti i collegi con il centrodestra. E il centrodestra non è il centrodestra popolare europeo tradizionale al quale ci siamo quasi abituati. È un centrodestra populista che fino a qualche settimana fa voleva il referendum sull'euro, che in un momento come questo scommette sulla paura, soffia sul fuoco della paura. È il centrodestra che ci ha lasciato un paese con lo spread là dov'era e con la più grande crisi economica del dopoguerra. Se noi non diamo la precedenza al futuro, finisce come nel codice della strada, che la precedenza la prende chi viene da destra. O noi saremo in condizioni di capire che questa è la sfida, centrosinistra contro centrodestra, oppure accadrà una cosa semplice, rischieremo di perdere non noi come Partito Democratico, ma l'Italia. E allora vorrei proporvi per i prossimi mesi di uscire dalla discussione interna come l'abbiamo fatta sino ad oggi, di mettere al centro 2, 3, 4 temi di discussione, lo faremo a partire dalla conferenza programmatica del PD di Napoli, ma di mettere al centro temi che siano capaci di spiegare una cosa molto semplice. Il PD ha 1000 limiti? Sì. Il PD ha 1000 difetti? Certo. Il PD potrebbe fare meglio? Ma come no? Ma il PD oggi è l'unica forza politica, con tutte le sue difficoltà, che può costruire un'alternativa credibile per l'Europa partendo dal percorso della politica e non della tecnica, che può affrontare una visione quotidiana in Italia basata sui valori e sui diritti e anche, lasciatemelo dire, sui doveri. Perché io sono orgoglioso di tutta la stagione dei diritti che abbiamo fatto, che continueremo a fare, ce lo siamo detti anche oggi. Dobbiamo anche essere capaci di educare la nuova generazione che accanto ai diritti ci sono anche i doveri. Benissimo, il bonus per i diciottenni. Ho letto su Facebook che i ragazzi del 99 chiedono il bonus dei diciottenni. Figuriamoci se io non sono favorevole al bonus cultura dei diciottenni.
Ma pensando a quell'espressione ragazzi del 99 mi è venuto in mente che un secolo prima ragazzi del 99 voleva dire una cosa diversa. E allora penso e credo che noi dovremo mettere in campo per il prossimo giro, per la prossima legislatura, anche una proposta organica per cui perlomeno per un mese l'anno ciascun donna, ciascun uomo, giovane donna possa fare almeno un mese di servizio civile obbligatorio, perché accanto alla stagione dei diritti il PD si caratterizzi per la stagione dei doveri e non soltanto dei diritti. Quello che dovremo fare però, e finisco, è essere in grado di superare questa stagione di discussione con la gratitudine di chi guardando il passato non ha che da ringraziare, ma con la voglia di costruire il futuro. I prossimi 10 anni saranno fantastici. Non è vero che va tutto sempre e comunque male, come racconta. Non è vero, e lo ha spiegato molto bene Veltroni prima, che la nostra società va verso la crisi costante. Ma c'è un'emergenza, un'esigenza, che è quella di mettere ciascuno di noi in condizioni di non considerare la politica come un ditino su pigiato su Facebook, ma mettere, di alzare la mano, di dare una mano e di mettersi in gioco ciascuno personalmente. De Maistre, uno dei più grandi storici della destra, conservatore, direi quasi reazionario, quando parla della rivoluzione francese, dice: abbiamo commesso un tragico errore. Il tragico errore che abbiamo commesso è che quello non era un evento, era un'epoca. Io penso che la rivoluzione digitale, che porterà la prossima generazione a conquistare lo spazio, come dice Jeff Bezos, così come altri hanno conquistato il web in questi 10 anni. La prossima generazione, quella che conquisterà lo spazio, deve avere consapevolezza che dovunque potrà andare, sulla rete o tra le nuvole, ci sarà bisogno di una nobile e suprema fatica, che è quella di garantire la convivenza civile, non a colpi di insulto, ma con la capacità di tenere insieme valori e dialogo. Quella cosa lì io la chiamo politica. Ho la presunzione di pensare che soltanto il Partito Democratico oggi in Italia abbia le carte in regola per affrontare gli elettori ed avere la foglia di dire che attraverso la politica porteremo l'Italia e l'Europa nel secolo che viene, non nel secolo da cui proveniamo. Grazie a Walter Veltroni, grazie a Paolo Gentiloni, grazie ai fondatori del Partito Democratico, ma soprattutto grazie a chi sa che il PD non appartiene a qualcuno, il PD appartiene a tutti e a ciascuno. Viva il PD, viva l'Italia! Right on your window pane, waited for your